ringrazio di essere qui numerosi all'inaugurazione di Verd'Arte. E dalla Rio Bouillon, che prende avvio a Porcia, la mostra a cielo aperto Verd'Arte on the River, una delle più interessanti rassegne artistiche presenti sul territorio pordenonese, la cui direttrice artistica e curatrice è l'architetto Mila Marzotto. Io già avevo questo concetto, non solo di guardare, ma anche di vedere, perché sono due concetti un po' diversi. Dove si annida l'idea rinnovata di Mila Marzotto? Nel fatto di mettere insieme, di collegare, quindi di porre in relazione in modo sistemico e complesso tutte le realtà presenti in un territorio, realtà ambientali, ecco quindi l'acqua, il verde, la natura, realtà storiche, architettoniche, quello che vedete, il castello straordinario, il borgo. Il percorso della visita inizia proprio partendo dal ruscello, che da sempre demarca parte del confine del borgo e la cui acqua cristallina immortala il tema del verde in cui è immerso. Gli artisti hanno scelto insieme ai curatori il luogo più vicino alla propria sensibilità. Più avanti questa splendida silhouette che si ambienta perfettamente, voi vedete come gli artisti anche hanno cercato di inserire le proprie opere in un contesto che rientra anche nella simbologia e nei contenuti che le loro opere esprimono. Sul fiume, binario verso il mare, crescono stazioni di rame, rocchetti di strame partoriti da mani di legno. La ragazza è arrivata senza la pretesa di conoscere le foglie. Lei crede ancora che il prato sia verde e nei luoghi dei fiori che non trova semina bottiglie di plastica. Un gradino blu lassù, eccola qua la scala blu, che guardano e qua giù sale e scende di noi l'emozione, del primo scalino fino all'ultimo respiro. La linearità dell'erba è rotta da passaggi di scale lastricate di pietra senza età, che accompagnano il viandante al centro cittadino. Ed è proprio lungo la suggestione di questi percorsi che sono installate le opere degli artisti. Quella casa con i suoi occhi che sembra un po' vegliare, vigilare su tutto quanto il resto delle installazioni, sembra proprio il sunto di questa idea di ricostituzione di un rapporto di tipo nuovo fra lo spettatore, ma
il cittadino, il normale passante per le strade di un centro storico come questo e il patrimonio architettonico anche della città. C'è il verde dentro i miei occhi, preme sui rami e nell'acqua chiara. Guardo la rugiada del mattino nell'erba piccola. Il verde sale, copre i miei pensieri. Nel fondo, il verde più cupo tra gli alberi e il cielo bianco. Questa è la cornice a cui l'architetto Mila Marzotto ha pensato di apporre valore aggiunto, arricchendo il corso d'acqua, i camminamenti e i giardini di Porcia con arte concettuale, musica e letteratura, affinché la meraviglia si impossessi maggiormente di questo borgo. Ecco quindi che l'intento della curatrice è quello di costringere il viandante a prendersi il suo tempo e a perdersi nel suo tempo, per osservare, scrutare e fissare quanto lo circonda, per riflettere e rielaborare la bellezza nel suo significato più ampio. Una pausa di riflessione in cui immergersi per sapersi riflettere in uno specchio d'acqua, i cui rimandi sono ancestrali, o semplicemente pensare a se stessi e alla propria vita, anche attraverso la fruibilità di un'opera d'arte. Una mostra a cielo aperto da non perdere. E si sa che ci sono stelle in terra, di cui il cielo è assai geloso.